Alla fine se ne sono dimenticati tutti. Ecco perché il nome di Villa dell'Oblio. È una storia conosciuta e convulsa per i vari proprietari e gli enti che l'hanno utilizzata. Vale la pena ripassarla insieme per cercare di capire come si arriva all'abbandono. Magari non sarà possibile, visto il lungo arco di tempo che la villa ha attraversato. Il primo impianto della villa risale al 1200. Nel tempo viene semi-abbandonata fino ad arrivare ai primi dell'Ottocento, quando viene acquistata da nobili francesi che iniziarono una ristrutturazione importante ponendo fine al degrado cui era andata incontro. Nei primi anni 50 la villa diviene una sorta di collegio di recupero di bambini mutilati di guerra e di bambini poliomielitici. Questa fase termina negli anni 70, quando la villa, che nel frattempo aveva subito un prolungamento edilizio massiccio, come si vede dalle immagini appena passate, diviene un importante centro di riabilitazione. Il centro alla fine abbandona la villa e si trasferisce in altra sede. Si rivitalizza per un certo periodo di tempo come sede della scuola Waldorf, ma anche questa esperienza alla fine si esaurisce. Nel 2017 la regione la mette in vendita e viene acquistata da un ente statale. Da allora il convulso percorso a termine, ma subentra l'abbandono ed il degrado che al momento non ha una soluzione. Di questo percorso la villa porta i segni indelebili della trasformazione subita: villa trecentesca, ospedale, scuola. Di antico sono rimasti solo i muri perimetrali ed in particolare la facciata, qui rappresentata con richiami architettonici dell'epoca. Un primo dipinto a destra che state vedendo ed un altro a sinistra. Di quello che poteva essere ai suoi tempi questo salone non è rimasto niente. Sul soffitto uno stemma con il motto «Niente è impossibile per i cuori valorosi». Discorso a parte, la cappelletta, con pavimento mirabile all'ingresso, stemmi nobiliari e cavalli con corona. Mezzi busti ed uomini in preghiera che non sappiamo riconoscere. Immagini sacre lungo le pareti. Nel resto corridoi anonimi, stanze a lato e spazi vuoti ed un silenzio rotto solo dal rumore dei passi sopra i vetri delle finestre rotte. Un campo di calcetto che non sappiamo inquadrare in un contesto di riabilitazione, al contrario della piscina che poteva servire. Appena usciti dalla villa, queste sono le espressioni delle nostre facce. Voi cosa ne pensate? Se ancora non l'avete fatto, questa è l'occasione per iscriversi al nostro canale ed attivare la campanella per le notifiche, con l'opportunità di scoprire i segni del tempo che fu.